ogni evento traumatico ha un suo profilo, certamente quelli che raccontano quello che è successo durante la Prima Guerra Mondiale è del tutto diverso da quello che è successo poi nella Seconda e in altri tipi di conflitti, quindi da questo punto di vista, essendo anche la prima volta che si verificavano fenomeni di massa così estesi, questi fenomeni hanno attirato l'attenzione su questo problema di che cosa rimane del trauma, della violenza, dello stare in trincea, dell'essere ferito, della paura, eccetera. Quindi ha avuto il merito quell'epoca, quell'evento, di attirare l'attenzione sulle reazioni traumatiche che hanno, le reazioni ai traumi che hanno non, i soldati, ma anche i civili, le persone esposte ai bombardamenti e così via. Dire che ci sia una specificità per ogni evento traumatico, questo non ci sono ragioni scientifiche per dire che ad ogni tipo di trauma corrisponda un tipo di reazione. È vero invece che l'essere umano è predisposto a reagire a tutte le situazioni acute, che siano traumatiche di un momento, che siano traumatiche prolungate, certamente cambia l'esposizione al trauma, la propria maniera di gestire il proprio corpo e il proprio modo di pensare. La guerra riduce le capacità creative delle persone, le intimidisce, gli riduce la possibilità di avere un'identità attiva, perché tutte le componenti dell'identità vengono coartate e sono fenomeni che purtroppo non sono tanto studiati per ciò che hanno di interessante, cioè le dinamiche complicate che si verificano ogni volta che l'essere umano viene costretto a ridurre le sue capacità e le sue possibilità di reazione e invece vengono più studiate come se fossero una patologia. Questo non rende giustizia alla complessità dei fenomeni e noi direi che siamo all'anno zero di questi studi. Generalmente questi conflitti vengono studiati sul piano politico-militare la mediazione o il negoziato viene ritenuto come un'arte politico-militare che accompagna sia il momento di conflitto violento, ma che soprattutto entra in atto nel momento in cui si prepara o qualcuno non riesce a vincere, quindi bisogna trovare altri mezzi. Ebbene, tutto questo è studiato da politologi, militari, psicologi militari, eccetera. Io non ho un'esperienza in questo campo, ho esperienza invece in un altro campo che purtroppo è dimenticato, e del dire ma qual è il rapporto fra la gestione politico-militare dei conflitti e il significato di questi conflitti in termini di contenuti? Perché esistono questi conflitti? Che cosa hanno di comune i conflitti fra di loro? E studiando questo io mi sono occupato delle parti di sviluppo, cioè sono andato in posti di guerra dove per ragioni umanitarie mi chiedevano di fare dei programmi che aiutassero a gestire il periodo di guerra e a superare possibilmente il momento di conflitto o a preparare la pace. Nessuno ha approfondito nella storia della cooperazione questo tema, nessuno sa come si favorisce la pace e come si produce la guerra. È un campo totalmente ignorato, perché la realtà e questo è poi, diciamo, in sintesi l'aspetto che è risaltato ai miei occhi, perché i conflitti politico-militari sono espressione del fatto che si è dimenticato il contenuto dello sviluppo. Mi faccio capire: a che serve una società? Una società per sua natura, per struttura naturale, ha senso solo se serve a garantire la sopravvivenza, il benessere e la sicurezza dei membri di questa società. Se non lo fa, perde la sua ragione di essere. Ma purtroppo la politica e i fenomeni di gestione delle organizzazioni degli stati è partita probabilmente molti, molti secoli fa
con questa evidenza, che bisognasse organizzare la società per far rispondere ai bisogni della gente, ma poi si è stratificata ed è diventata soprattutto scienza dei conflitti di potere e della gestione dei rapporti fra i vertici di queste società sempre più complesse, sempre più conflittuali sia al loro interno che fra di loro. In questa gestione politico-militare della società si è perso di vista l'obiettivo dello sviluppo, cioè il fatto che la società ha senso se soddisfa i bisogni del più possibile di persone, se soddisfa i bisogni di poche persone, perde l'adesione e entra in una situazione conflittuale sia interna e poi i conflittuali fra gli altri. Che senso ha? La domanda è, ma come mai è sempre successo che ci sono dei conflitti politici militari che scoppiano, poi si risolvono, poi riscoppiano, che perfino quando è finita la guerra fredda, quando si sperava che sarebbero finalmente stati possibili dei negoziati attraverso il sistema delle Nazioni Unite, invece continuano tranquillissimamente e oggi alla violenza politico-militare fra Stati si aggiunge la tragedia ancora più grande della violenza interna e della violenza interpersonale. Allora qui non siamo in un terreno in cui ci vuole l'esperto della mediazione, c'è un problema strutturale. Qualunque mediatore non potrà risolvere il fatto strutturale che le società piramidali che perseguono rapporti di potere fra le piramidi prima o poi finiscono con entrare in un conflitto violento oppure preparano il successivo conflitto violento. Se l'interesse del negoziato fosse per come assicuriamo meglio il benessere e la sicurezza delle persone, avremmo fatto un salto in cui l'obiettivo non è più l'obiettivo di strappare potere all'altro, ma l'obiettivo di raggiungere meglio insieme una situazione di maggiore equilibrio. Ma questo è appena stato scoperto, questa contraddizione, ed è stato scoperto storicamente dall'emergenza dell'aspirazione di massa all'uguaglianza di diritti, all'uguaglianza di opportunità. Sono pochi anni. Nella storia noi conosciamo la storia delle società complesse, 11.000 anni, e poi da circa 200 anni è emersa, dopo la rivoluzione francese eccetera, questa esigenza di uguaglianza, di giustizia, e ultimamente non sono nemmeno 30 anni che abbiamo scoperto che il nostro modo di sviluppare distrugge l'ambiente, quindi ci toglie sotto i piedi. Mentre questi fanno conflitti e si litigano fra di loro, stanno distruggendo insieme la condizione di esistenza, cioè l'ambiente di vita. Quindi siamo arrivati a un punto in cui è diventato necessario rimettere in relazione il funzionamento delle società conflittuali con il tentativo di organizzare un altro modo di vedere, di organizzare le società, che dovrebbe essere quello più attento allo sviluppo, cioè a come le società soddisfano i bisogni della gente. La contraddizione è che più le società sono conflittuali, più aumentano il numero di emarginati, più aumentano la non adesione alla società, e oggi che tutti parlano del fenomeno della la distanza tra la gente e la politica, è chiaro che se la società si organizza per dare delle grandi soddisfazioni a pochi gruppi al vertice e promette a tutti quanti una felicità e un successo, ma riesce a mantenerlo solo per quelli che hanno questo spazio, è chiaro che la gente non aderisce prima di tutto alla società, e poi quando i politici non riescono a risolvere le questioni non aderisce, si prende le distanze dai politici. Questo è legato al fatto che la politica e le azioni politico-militari hanno perso di vista il contenuto reale del funzionamento delle società, che è la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Detto veramente in molta sintesi, questo è il problema grave. Allora, chiaro che poi la scienza cosa fa? Invece di cogliere, purtroppo, molto spesso, invece di cogliere ciò che unisce i vari problemi, cioè ciò che hanno in comune tante guerre, tanti conflitti, tante paci fallite, cosa fa? Studia la specificità di ogni guerra e ogni pace. Ma il problema è, se succede quasi sempre lo stesso e molte sono le somiglianze, qualcosa ci deve insegnare questa somiglianza. Perché ogni guerra finisce con un'altra preparazione di un'altra guerra e così via? Perché ogni rivoluzione finisce con un governo dittatoriale o un governo
che non soddisfa. Queste sono le grandi questioni che oggi si aprono alla riflessione, su cui nessuno ha una risposta ovviamente predisposta, ma perlomeno, almeno credo che sarebbe importante porre le giuste domande, che è come funziona la società e perché funziona, e quindi questo aiuta a rispondere al fatto del perché poi si entra in conflitto e la gente non aderisce più alla società.